Allora, io sono indignato nell'articolo che ho letto sulla stampa, dove Esposito in pratica dice che i Notaf hanno assalito la sede degli AIB. Tengo a precisare che nella squadra dei AIB ci sono molti Notaf, molti ragazzi bravi che occupano il loro tempo a spegnere il fuoco, occupano il loro tempo anche nella protezione civile. Perciò non è possibile, non è possibile che ci sia stato qualcuno dei Notaf che abbia potuto fare un gesto del genere. Il signor Esposito dovrebbe vergognare a dire queste frasi, ma vergognarsi veramente, perché non rappresenta in quel momento un parlamentare italiano, ma rappresenta soltanto il modo di fare terrorismo in Val di Susa, adoperando tutte le questioni, tutte le cose, e addossando i Notaf su queste cose. Io sono molto indignato, non riesco nemmeno a parlare, a pensare a queste affermazioni di Esposito. Io penso che forse Esposito sarebbe ora che la smetta di parlare, faccia il parlamentare serio, venga in valle se ha il coraggio a parlare con noi, a parlare con i Notaf e venire anche a vedere la sede degli AIB. Per carità, io non sono il capo degli AIB, sono nella protezione civile, sono stato 40 anni negli AIB, ma posso garantire che i Notaf non sono responsabili di questo fuoco.